Infatti, come diciamo nel gergo, noi che seguiamo i rally in modo io particolare, si dice sono trasparenti, ovvero non portano via il posto per quanto riguarda la classifica relativa al campionato italiano, cioè al titolo italiano, però poi fanno classifica nella gara. Ecco il motivo, come dicevi Oscar, del doppio C'è ce ne sarà sicuramente. assolutamente, perché giustamente poi mi dicevi. Non basta vincere, ma bisogna anche convincere il direttore tecnico che la prestazione non è frutto di un caso, di un gioco di fortuna, perché hai vinto perché l'avversario ha fatto un errore, per dirla proprio Esatto, esatto. banalmente. E allora entriamo in cronaca con la gara a 3 metri, trampolino da 3 metri femminile con Viola Gonini, con questo salto e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo. Agonini è un'atleta, diciamo, monitorata dalla federazione, essendo ancora un'atleta del settore giovanile, un ultimo anno junior. Quest'anno è maturata portando tuffi a più alto coefficiente di difficoltà, però ancora deve fare un piccolo step per entrare diciamo, nella zona delle big. E allora, poi è il turno di Giorgia De Santis del Fiamme Oro, anche per lei un doppio e mezzo avanti carpiato. Un'altra delle atlete sotto stretta osservazione perché è stata campionessa europea giovanile ripetutamente l'anno scorso nella categoria ragazzi, quest'anno però a categoria superiore, è passata di categoria junior, sono 3 anni invece che due, lei è al primo anno, dovrà vedersela con le atlete sicuramente con 2 anni in più rispetto a lei di esperienza, però speriamo che abbia fatto frutto delle esperienze passate per poter rappresentare bene l'Italia. Elettra Neroni, un doppio e mezzo indietro carpiato, 3.0 come coefficiente, mi è parso un po' corto. È rimasta scarsa, un'atleta che si allena negli Stati Uniti perché ha vinto una borsa di studio, quindi sta unendo lo studio all'università e agli allenamenti. In questo momento è un mese che sta in Italia proprio per preparare queste 2 gare che ci sono state. Rebecca Ciancaglini, salto in mezzo, ritornato, carpiato. Tuffo relativamente semplice perché vedete i coefficienti intanto sono diminuiti rispetto alle gare dei maschi, il coefficiente è 2.1, in questo tuffo lei non rischia il doppio salto mortale in mezzo ritornato, cosa che dovrebbe fare però, dovrebbe mettere su nel suo programma per poter diciamo, dare del filo da torcere alle atlete con diciamo, dei margini di miglioramento migliori. Giulia Vittorioso, salto e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo. Altra atleta che si allena negli Stati Uniti, è sempre all'università, è un'atleta che torna appunto per gli appuntamenti più importanti dell'anno e quindi è tornata proprio per partecipare a questi campionati italiani assoluti e poi ritornerà perché deve finire gli studi. 48, 40 e 80 vale solo la terza posizione per il momento. Elisa Pizzini invece un doppio e mezzo ritornato carpiato e qui siamo su difficoltà maggiori 3.0. Diciamo che dalla Pizzini in avanti cominciano ad aumentare un po' i coefficienti di difficoltà, però aumentano anche le difficoltà, non solo i coefficienti, e quindi anche se il coefficiente è elevato, il risultato è rimasto un po' non perfettamente buono perché il tuffo finisce abbondante. 51 punti per Pizzini, doppio e mezzo ritornato raggruppati per Rebecca Curti. Vedete la differenza tra il carpiato raggruppato? Raggruppato, come possiamo vedere, piegamento delle gambe a livello del bacino e delle ginocchia, mentre il carpiato le gambe sono tese. Difficoltà maggiore si ha in questo tipo di rotazione che si ritorna, ritornato, verso, a girare verso il trampolino.
quindi bisogna anche allontanarsi giusto, perché sennò si rischia di prendere il trampolino con le gambe. E poi bisogna riuscire, cosa che in questo caso non mi sembra sia riuscita Rebecca, a interrompere la rotazione e non rischiare di andare così ampi come è andata in questo caso Rebecca, che chiude con 44,10. Matilde Borello, un doppio e mezzo ritornato carpiato. Borello che è di casa, perché lei è nata qui, si è allenata qui, ora in questo momento ha scelto di allenarsi, di cambiare un po', di andare fuori casa, è a Bolzano, è nel centro federale di Bolzano. È buono l'inizio della sua gara, sicuramente il parziale migliore rispetto a tutte quelle che le hanno preceduto. 58,50, prima posizione per Matilde Borello, e adesso inauguriamo con le ultime quattro atlete di questa prima rotazione il novero delle straniere, con Elna Wildstorm con il doppio mezzo ritornato raggruppato. Fase di concentrazione massima, si ripassa un attimino tutti quelli che sono i momenti salienti, ma qui esagera, non c'entra il momento opportuno per aprire, aspetta veramente troppo. La parabola è buona, però guardate, aspetta, va a aprire oltre la verticale, le gambe continuano nel loro percorso e finiscono veramente molto molto abbondanti. Infatti un 35,10. Ultima posizione delle nove atlete scese finora, Caroline Kupka, norvegese, doppio e mezzo indietro raggruppato, 2,8. Sì, buono ma non buonissimo, ha finito proprio al pelo dell'acqua, proprio l'ultimo momento utile per distendersi in verticale, vedete c'è altezza ma precipita. Si allinea abbastanza bene ma con poco spazio. Resta in seconda posizione a Kupka con 51,80. Ella Selka, la finlandese Laura Ella Selka, doppio e mezzo ritornato carpiato. Disastro, poca rotazione, quindi poca velocità, poco spazio, lo sente, lo capisce subito, però non può fare niente se non alla fine addirittura tirare i piedi a zappa per cercare di limitare i danni, ma purtroppo ormai la frittata era fatta. Vediamo il risultato, infatti chiude con uno scarsissimo 39. E ora il turno della svedese Emilia Nilsson Garip con questo doppio e mezzo indietro carpiato a chiudere la prima serie di tuffi. È sicuramente l'atleta più brava in questo panorama della gara dai 3 metri, è molto molto dotata tecnicamente, la carpiatura è perfetta e anche l'ingresso in acqua è uno dei migliori visti oggi, e infatti guardate il parziale 67,50, sono 9 lunghezze più della nostra Matilde Borello, ma questa sarà comunque la gara per un atleta da tenere in considerazione a livello europeo per i prossimi campionati europei, perché veramente se riesce nel percorso netto, cosa che ad oggi non è riuscita a fare, diventa un cliente ostico, molto, molto, molto ostico. Doppio e mezzo avanti carpiato per Viola Gonini, portacolori del corpo dei carabinieri, un po' abbondante l'ingresso di Viola, infatti 40,80. Giorgia De Santis con il doppio e mezzo avanti più un avvitamento carpiato, 3,0 come coefficiente, mamma mia che rischio, l'ho vista partire abbastanza bene nel scandire i tempi, soprattutto è riuscita ad arrivare bene
sul trampolino con un buon ritmo, non benissimo come sulla punta, poi l'ingresso in acqua è ancora molto titubante, non si è allungata perfettamente, forse addirittura non ha neanche preso le mani per poter fare l'entrata classica senza schizzi. Doppio e mezzo rovesciato cappiato invece per Elettra Neroni, coefficiente anche in questo caso 3.0, mamma mia, fuori asse, andata tutta a sinistra dall'uscita dal trampolino. Sì, gli atleti si lamentano un po' perché i trampolini sono un po' duri, forse anche perché come impianto non è che sia utilizzato molto dagli atleti di un certo peso, perché le tavole comunque si smollano un po', esatto, no? Quando vengono utilizzate dai maschiacci, allora diventano un po' più morbide. In questo caso qui c'è una scuola effettivamente, ma più che altro di atleti giovani, e quindi questo non è ancora successo. Potrei candidarmi io come massa per ammorbidire il trampolino, poi mi tuffo di piedi dal metro. Possiamo dirglielo. Questo invece è il doppio avanti cappiato di Rebecca Ciancaglini, 50.40, adesso subito a confronto con il proprio allenatore. Giulia Vittorioso con il doppio e mezzo rovesciato raggruppato. Beh, l'altezza c'era ma mancava velocità di rotazione. E infatti il tuffo perde di velocità mentre gira, cosa che non deve succedere, perché poi cosa succede invece? Che perdi l'ingresso in acqua e ti entri così, scarso. La vediamo un po' delusa. Elisa Pizzini, doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato, 3.0 come coefficiente di difficoltà. Meglio rispetto a chi l'ha preceduta, quindi dovrebbe tranquillamente andare al comando. Anche per lei qualche titubanza nella fase di spinta del presalto e leggermente scarso l'ingresso in acqua. 52.50, a parità di coefficiente di difficoltà, ha fatto leggermente meglio rispetto al primo salto. Comunque passa al muro dei 100 punti, 103.50. Rebecca Curti, doppio e mezzo avanti cappiato, scendiamo come difficoltà. Sì, siamo passati dal 3.0 al 2.4, quindi 6 decimi di difficoltà da moltiplicare in meno rispetto alla Pizzini, e quindi poca possibilità di scavalcarla, anche perché il tuffo, come potete vedere nella parte finale, ha continuato nella sua rotazione ed è finito leggermente abbondante. 43.20, solo quarta posizione per Rebecca Curti, e adesso occhi puntati su Matilde Borello con questo triplo e mezzo avanti carpiato, 3.1, diciamo uno dei salti più complicati, più difficili per lei, esatto. Perché questa mattina era incappata in un errore grossolano, ma non oggi, anche se nella parte finale ancora non è riuscita a districarsi bene, perché la partenza questa volta, guarda, il presalto perfetto in punta, però va subito a chiudersi, manca altezza e nell'ingresso non prende le mani e rimane un po' scarso. Migliorato, ma non così tanto. 48.05, però con un decimo in meno rispetto al salto al tuffo precedente, perde quasi 9.5, quindi 106.55 per la sua prima posizione. Elna Wildeston, doppio e mezzo indietro carpiato. Ha sbagliato il primo, che era il tuffo più semplice che aveva in gara, in programma, e quindi si è messa subito in posizione di difesa. Questo è un tuffo difficile, sbaglia anche questo, e quindi la sua gara praticamente è una delusione continua. Purtroppo i tuffi sono solo 5, ne ha già sbagliati 2 su 5, quindi ormai non speranze, pari a 0. A 0. Caroline Kupka con questo doppio e mezzo rovesciato raggruppato.
Lei, a differenza delle atlete straniere, porta i tuffi in posizione raggruppata, non carpiata, anche perché guardate quanto è alta e quanta gamba ha. Tenerle tese nella rotazione, secondo me, diventerebbe veramente un grosso problema, e quindi non se la rischia, va sul velluto con questo doppio mezzo rovesciato, ma soprattutto va in prima posizione. Lauren Ellesca, un triplo e mezzo avanti raggruppato. Anche lei non lo rischia carpiato come aveva fatto invece la nostra portacolori, la Borello. La posizione aggruppata, quindi piegamento a livello di ginocchia, e le ginocchia e bacino, vedete, ha più facilità di rotazione, ma questa facilità non viene sfruttata nella parte finale perché non c'entra il momento giusto per aprire, finisce lo ritardo e finisce abbondante. Nilsson Garip, Emilia Nilsson Garip con il triplo e mezzo avanti carpiato. Anche questo è uno dei salti, dei tuffi, chiedo scusa, più complicati, mamma mia. Anche lei ha sbagliato, però facilità di rotazione estrema quando carpia, è veramente molto molto stretta nella carpiatura, però guardate da dove parte. Almeno 20-25 cm dietro, cosa significa? Che la tavola lì è dura. Diventa dura, non c'è più la elasticità, non c'è più la risposta nella parte, diciamo, di spinta per la rotazione, si dice incastrato, rimane incastrato, riesce comunque a farlo, riesce comunque a balzare al comando, ma con un parziale decisamente minore rispetto al primo. Doppio e mezzo indietro raggruppato, 2.8 per Viola Agonini. Intanto Nilsson Garip al comando davanti alla norvegese Kupka Borello in terza posizione davanti alla Pizzini. Mamma mia, un erroraccio da parte qui della abbondantissimo. Agonini, che aspetta troppo ad aprire, praticamente apre quando è arrivata in acqua, però questa apertura, vedete, aspetta, era più alta forse rispetto all'allenamento, avrebbe dovuto aprire molto molto prima. E passa il punto di apertura e finisce 16,80, una serie di due praticamente come valutazione dimostrano quanto è stato grave l'errore di Viola Agonini. Giorgia De Santis alla sua terza rotazione con un doppio e mezzo indietro raggruppato, quindi la possibilità di valutare anche dal profano l'errore a posto qui. Invece da di... una parte siamo stati ampi, qui si invece siamo stati corti, sì, però l'errore è sempre iniziale, guardata la spinta si inarca molto, c'è il lavoro di braccia inesistente e quando va a raggruppare la raggruppatura tende ad allargarsi ed è per quello che quando apre praticamente le gambe rimangono sul pelo dell'acqua e chiude con questo scarsissimo 26,60. Elettra Neroni con il doppio e mezzo avanti più un avvitamento carpiato. Sì, meglio nella parte di volo ma poca sensibilità nella parte finale, e invece lì bisogna essere più che attenti, più che sensibili per portare a casa il tuffo in verticale. Lo spazio l'aveva perché guardate, lo finisce molto alto ma forse troppo. Quasi un ottavo di giro oltre la verticale. Rebecca Ciancaglini con il doppio e mezzo avanti più un avvitamento carpiato. E lei nella parte finale invece non fa quello che dovrebbe, cioè il carpiare e portare indietro i glutei per richiamare con gli addominali le gambe, invece le gambe si appoggiano sull'acqua e rimane scarso. 46,50 per Rebecca Ciancaglini. Terzo salto per Giulia Vittorioso, questo doppio e mezzo indietro raggruppato, 2.8. Meno peggio delle altre, però sempre un tuffo non in verticale, anche per lei non rischia il carpiato perché anche dato dalle sue gambe molto lunghe sarebbe molto difficile, però manca di velocità e rotazione, come potete vedere il risultato è scarso. E infatti ha chiuso con un 33,60, la porta solo in quinta posizione.
Elisa Pizzini, il triplo e mezzo avanti Carpiato. Ah, alla fine molto meglio rispetto alla mattina. La Pizzini la mattina con questo tuffo aveva tenuto 27,90, oggi va decisamente molto meglio in finale. E infatti 51,15, un po' di abbondanza nell'entrata in acqua, la penalizza. Rebecca Curti con il doppio e mezzo avanti più un avvitamento Carpiato. Addirittura va fino sul fondo della vasca, strana questa ingresso in acqua. Normalmente gli atleti appena entrano in acqua fanno la tipica capriola sott'acqua per cercare di creare quel vuoto o quel sottovuoto che permette di risucchiarsi l'acqua, vedi Cinesi. Però va bene così perché riesce ad ottenere il suo miglior parziale. Curti infatti con 49,50 sale in terza posizione, sempre parziale. E adesso Matilde Borello con doppio e mezzo rovesciato Carpiato per cercare di recuperare un po' di terreno dalle due straniere che la precedono e consolidare la prima posizione italiana, e questo mi sembra un'ottima risposta. Questo è buono, scandisce bene i tempi della spinta e della carpiatura, era un tuffo sicuramente, questa volta arriva molto bene sul trampolino e questo gli permette di avere più tranquillità nella spinta e quindi questa tranquillità la trasforma poi in un parziale molto elevato. E adesso è il turno della svedese Elna Wildström, doppio e mezzo rovesciato Carpiato. È un po' pesante nella fase di spinta e anche e soprattutto nella fase di rotazione, il tuffo precipita, lei lo sente, vedete qua va giù, va giù, va giù, si allunga ma praticamente non riesce ad allungarsi con le braccia e il tuffo è comunque scarso. 46,50, nulla da fare, sesta posizione Caroline Kupka per la Norvegia, doppio e mezzo ritornato raggruppato, 2,7 abbiamo visto di coefficiente. Sempre i tuffi raggruppati, non rischia il Carpiato. Standard finora 51, 56, 48 i suoi parziali, questo è il 48,60 e lì si sta giocando nei primi posti della classifica. La finlandese Elleska, doppio e mezzo indietro Carpiato. Molto abile nella rotazione, molto veloce, però non riesce a terminare in maniera corretta perché aspetta un po' troppo il momento per aprire. Vedete le gambe qui, deve aprire, invece le porta su verso il soffitto e vanno poi a oltrepassare una linea immaginaria di verticale. Di verticale, andando molto, molto oltre. E allora la chiusura della terza rotazione è la Nilsson Garip, leader della classifica. Tanto partita male, però abile perché lei è una di quelle che comunque questo tuffo lo sa eseguire bene, però nella fase di partenza è molto spanciata, non riesce a tenere, guardate qua, esce a gambe piegate, poi le gambe le raddrizza, però nella parte finale comunque infatti va a parlare col proprio allenatore proprio a dire questo, è riuscita a condurlo comunque bene nella parte più importante. 54 il punteggio che vale la prima posizione per Gavi, per Borello in seconda posizione. Noi ci pigliamo una piccola pausa di pubblicità, torniamo tra pochissimi minuti qui dalla piscina monumentale di Torino. Torino con le ultime due serie di tuffi, con la classifica che vede Matilde Borello della società Bolzano Nuoto
conquistare la seconda posizione alla spalle della svedese Emilia Nilsson-Garip e Caroline Kupka in terza posizione, la norvegese. Riprendiamo con Viola Gonini questo doppio e mezzo rovesciato raggruppato. Sì, non, sicuramente meglio rispetto al tuffo precedente che lei aveva eseguito, il doppio mezzo indietro, però anche qui in questo tuffo nella parte di spinta non c'è molta elevazione, quindi non se la ritrova nella parte finale. 42 punti che le consentono di salire solo in sesta posizione, dimostrazione di quanto sia indietro la portacolori del Corpo dei Carabinieri. Giorgia De Santis invece, passiamo alle Fiamme Oro con questo doppio mezzo rovesciato raggruppato. Che per lei questa volta c'era l'altezza, la spinta era buona, mancava di velocità di rotazione, quindi tuffo va giù, precipita molto velocemente, vedete nella seconda rotazione, e soprattutto lei apre anche molto molto in anticipo e rimane ancora una volta scarsa. E infatti 29 punti e 40. Neroni, Eletta Neroni, triplo e mezzo avanti, Carpiato 3.1. Beh, decisamente potente, un po' di più controllo nella parte finale gli permetterebbe di riportare a casa qualche punticino in più. Guardate, l'elevazione c'è, la carpiatura anche stretta nella parte finale, mette le mani ma non le prende praticamente, e lì l'impatto con l'acqua te le piega, quindi non puoi assolutamente performare al meglio. Rebecca Ciancaglini con il doppio e mezzo rovesciato carpiato. Mamma mia, niente da fare, un disastro. Nella fase di spinta tira sulla testa, tirando sulla testa va a perdere tutta la forza degli addominali per richiamare le gambe, vedete qui tira su, le gambe vanno via per la tangente, non c'è spinta e quindi non si aggrappa le gambe, non è carpiato, è aggrappato questo. Aggrappato, infatti solo 21, eloquente il tecnico. Giulia Vittorioso, doppio e mezzo avanti carpiato. Non ha nelle corde il triplo e mezzo e quindi scala marcia, esegue il doppio e mezzo. La posizione questa volta sì, è carpiata perché lo può fare, le gambe sono tese, ma è anche vero che c'ha la spinta del presalto e la rotazione in avanti che è più congeniale. E arriva un 46,80, sesta posizione parziale per Giulia Vittorioso. Elena Pizzini, doppio e mezzo indietro carpiato. Va bene questa volta nell'ingresso in acqua, è un tuffo 3.0 questo, quindi è un tuffo che può permettere di andare anche vicino a quota 60 e lei ce la fa perché sono 58,50. Veramente sfiora il limite dei 60. Pizzini che sale provvisoriamente al comando, Rebecca Curti doppio e mezzo indietro raggruppato, leggermente più semplice, 2.8. Attualmente in quarta posizione la Curti. Prova a non mantenerla con questo tuffo, anche se diciamo che le altre hanno sbagliato veramente molto molto, per cui dovrebbe riuscire a mantenerla. Anche lei, l'apertura di busto e non di gambe, e questo fa sì che le gambe vengano dietro. Invece nell'apertura di gambe, le gambe fermano la rotazione e il tuffo poi dopo si dovrebbe allineare. Un 37,80 che la fa salire per il momento in terza posizione, ma attenzione adesso a Matilde Borello, il suo doppio e mezzo indietro carpiato. Erroraccio, ha provato a fare il tuffo, però non ha controllato per nulla la rotazione che finisce oltremodo abbondante. Guardate, apre da giù 3 metri e non si distende, è veramente un errore grossolano.
34,50, errore pesantissimo a questo punto della gara per Matilde Borello, che resta addirittura dietro a Elisa Pizzini di 12,10, quindi va a rovinare completamente la sua gara, e a questo punto sia per la gara in assoluto che per il titolo italiano per Matilde diventa veramente molto complicato. Eh sì, anche perché come ultimo tuffo ha un tuffo che a lei non è proprio congeniale, il doppio mezzo avanti con un avvitamento che ogni tanto le crea anche qualche problema, per cui che è questo tuffo che andremo a vedere in questo momento, esatto, eseguito dall'atleta norvegese Caroline Kupka, questo 3.0 come coefficiente di difficoltà, che continua nel suo percorso netto senza infamia senza lode, entra di testa come si suol dire in verticale, non c'è tantissima elevazione però c'è sempre un controllo massimo del corpo e della situazione in ogni momento, cosa che la porta come potete vedere a scavalcare tutte e anche se di poco la Pizzini al primo posto, appunto un quarto di punto per Elisa Pizzini di ritardo a favore di Caroline Kupka. Borello dietro a 12,35, la finlandese Ellesca con questo doppio e mezzo rovesciato cappiato, niente da fare, presa della tavola non perfetta, indietro col corpo, quindi se deve allontanare quindi deve spostarsi, come lo fa? Piegando le gambe, questo fa sì che il tuffo poi dopo nella parte finale non sia in verticale. Ellesca che al momento è in sesta posizione, e attenzione adesso l'ultimo salto della quarta serie per Nilsson Garip, l'Emilia Gilson Nilsson Garip svedese, doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato, quasi un match point in mano dopo l'errore fatale della Borello, per lei doppio e mezzo avanti carpiato con un avvitamento molto molto bene, manca un po' nell'entrata nella parte finale, la verticalità c'era, manca la pulizia, ma ci sono tanti tanti punti che la fanno veramente balzare al comando. Nettamente al comando, 64,50 per un totale di 2,37, pensate 23,75 sulla norvegese Kupka e 24 punti netti su Elisa Pizzini e 36,10 su Matilde Borello. Eccola qui intanto la classifica dopo la quarta rotazione di tuffi, e andiamo all'ultima rotazione ricominciando con Viola Gonini. Sì, in questo momento la classifica del campionato italiano vede Pizzini, Borello e Neroni sul podio con la Curti al quarto posto, distanziata di 8 punti dalla possibile medaglia, e invece per quanto riguarda loro ci sono la medaglia d'oro, 12 punti tra la Pizzini al comando e la Borello, mentre per la classifica Open è al primo posto la Garip decisamente con 23 punti di vantaggio sulla norvegese Kupka. Allora abbiamo visto la chiusura di Viola Gonini, andiamo a seguire Giorgia De Santis con l'ultimo doppio e mezzo ritornato carpiato. Sicuramente qualche patema d'animo per lei, perché questa mattina in questo tuffo ha toccato con i piedi il trampolino, quindi adesso si allontana anche troppo, infatti allontanandosi così tanto non riesce a avere la rotazione del tuffo e finisce molto scarso. E chiude per il momento, solo per il momento, in settima posizione. Elettra Neroni invece si sta giocando il podio della gara nazionale e lo fa con questo doppio e mezzo ritornato raggruppato. 2,7, coefficiente più basso, però. Eh sì, dovrebbe comunque riuscire ad aggiudicarsi un posto sul podio. Posto sul podio con questo tuffo, anche se non era un granché, però perlomeno non era neanche clamorosamente sbagliato come altri. Andiamo a vedere Neroni, 48,60, chiude con 2,31,90. Ciancaglini,
che è in ottava posizione al momento, doppio e mezzo indietro raggruppato. Abbastanza bene nella parte finale, c'è un po' qualche errorino tecnico da mettere a posto, soprattutto nella fase di spinta. Guardate qua, leggermente non compatta con gli addominali. Bene nella parte finale, diciamo che ha finito discretamente bene la sua. Chiude con 208,20 e adesso a chiudere Giulia vittorioso con il doppio e mezzo ritornato raggruppato. Stesso tuffo eseguito dalla Neroni in precedenza, per lei un buon finale, anche per lei una gara però sottotono rispetto a quello che poteva essere, soprattutto nelle rotazioni indietro e rovesciato. 51,30 è l'ultimo risultato per una classifica finale che la vede a 207,50. E adesso con Elisa Pizzini entriamo nel vivo della gara per il titolo tricolore. Doppio e mezzo rovesciato carpiato. Molto bene, ultimo tuffo e con questo sicuramente va a giudicarsi il titolo. Buona questa volta la presa di tavola, perfetta in punta e quindi nessun problema poi nel tirare fuori un ottimo doppio e mezzo rovesciato carpiato. E infatti arrivano 63 punti per un totale di 276,15 che vale la prima posizione. La risposta di Rebecca Curti con il doppio e mezzo rovesciato raggruppato. Rimane un po' scarsa, c'era la spinta, c'era anche una fase di rotazione buona, peccato nella parte finale, forse non ci ha creduto come avrebbe potuto nel lavorare comunque il tuffo anche sotto l'acqua, cosa che va fatta sempre. E a questo punto chiude con 50,40, 225,45, solo quarta posizione assoluta, terza, ma adesso è tutto nelle mani e nelle capacità di Matilde Borello, non deve rimediare all'erroraccio del quarto tuffo con questo doppio e mezzo avanti con avvitamento carpiato. Buono nella parte finale, deve ancora lavorare bene la fase di stacco dal salto mortale e l'entrata nell'avvitamento, lì perde molto velocità perché le gambe sono piegate come potete vedere. E si rifà, perché si rifà con un 3,63, 264,05 che però vale solo, si fa per dire, la seconda posizione nell'ambito del campionato italiano, quindi abbiamo già di fatto una classifica per quanto riguarda l'assoluto italiano con Pizzini davanti a Borello e Neroni in terza posizione. Finalmente un tuffo ben eseguito dall'atleta svedese, triplo manzavanti raggruppato, molto molto bene il presalto che le permette quindi di spingere correttamente, parabola giusta e ingresso in acqua buono. Adesso è il momento di Caroline Kupka, la norvegese, attualmente in seconda posizione, doppio e mezzo avanti carpiato. Sempre lì, anche se questo è un tuffo semplice, però con un parziale che la permetterà comunque di andare in alto, ma non altissimo. Perché infatti, con questo tuffo 46, perde molte posizioni. 46,80, coefficiente 2,4, scivola in terza posizione assoluta. E sulla finlandese Loven Leska. Niente da fare per lei, non ci sarà medaglia, il punteggio non è altissimo. Diciamo che le straniere hanno fatto la gara questa mattina e oggi invece non sono riuscite a ripetersi. Decisamente molto peggio rispetto alla mattinata. Solo 45 punti, allora a chiudere Emilia Nilsson Garip,
con questo doppio e mezzo ritornato Carpiato. Diciamo, ha bisogno di 40 punti per andare al comando. 40 punti vuol dire prendere una spanciata, 4 e mezzo in media, per cui insomma. Pizzini, Borello, Kubka per il momento, e sono un po' di più qui. No, qui sono molti più di 40, quindi decisamente di più. Lei è la vincitrice, diciamo così, della gara open. Non riesce però con questo tuffo a superare quota 300, che solitamente è anche un indice di qualità. Di qualità, esatto. 2,97,15 con 60 punti netti nell'ultimo salto. E allora Emilia Nilsson Gabip vince la gara open davanti a Elisa Pizzini e Matilde Borello, staccate di 21 e di 33,10 punti, mentre in casa italiana Elisa Pizzini conquista il titolo tricolore davanti a Matilde Borello ed Elettra Neroni in terza posizione, quinta assoluta alle spalle della norvegese Caroline Kupka. Tra poco inizierà la gara della piattaforma, noi ci prendiamo invece un'altra piccola breve pausa pubblicitaria e torniamo tra pochissimo qui da Torino.